Liberi.tv, Riccardo Cristiano, oggi in compagnia del sociologo dottor Pino Rotta, sociologo della comunicazione e direttore di Helios Magazine. Abbiamo un ospite d'eccezione, Mario Capanna, leader studentesco del 68, deputato parlamentare europeo e oggi scrittore e giornalista, nonché pubblicista. E poi anche un altro incarico che ha ricoperto qualche anno fa è stato presidente del Conaco dell'Abruzzo. Lo salutiamo, lo ringraziamo di essere presente in trasmissione e soprattutto invitiamo adesso Pino Rotta a fargli delle domande perché siamo molto curiosi in quanto lui da scrittore, attualissimo, direi attualissimo, ha davvero tante cose da dirci e da insegnarci. Grazie, grazie soprattutto a Mario Capanna per averci dato la possibilità di discutere con lui, che è stato, diciamo, lo dico con, veramente con grande affetto, l'iniziatore della mia, diciamo, passione politica, che io da bambino ho avuto la fortuna, l'unica volta per la verità, di incontrarlo personalmente a Reggio Calabria, dove stiamo trasmettendo, e da lì è partita la mia passione. Il trascinatore, diciamo, delle masse studentesche, e qui, diciamo, io non vado per le lunghe, ma voglio dirlo. Il personaggio delle masse studentesche ha dato a me, ma a molti altri, diciamo, come me, l'imprinting di una politica fatta per la difesa dei diritti e soprattutto rifiutando la violenza. Perché è ovvio che erano tempi duri, erano tempi in cui la violenza era molto forte e sarebbe diventata ancora più forte poi durante tutti gli anni 70, però diciamo, dall'esempio di Mario Capanna dagli scritti che poi lui ha prodotto, molti di noi si sono salvati da percorsi che erano senza via di uscita, come poi abbiamo visto. E allora, senza perdere tempo, Mario Capanna, ti chiedo di darci un attimo non il ricordo, ma l'impressione che tu hai, ricordando quei momenti, diciamo, di immensa partecipazione, meravigliosi, incredibili quegli anni, no? Con quello che poi è avvenuto dopo, con quello che è avvenuto dopo. Quali possono essere i motivi del crollo, diciamo, della partecipazione? Questo poi, diciamo, avremo modo anche di approfondirlo nella seconda parte. A te la parola, grazie. Anzitutto grazie Pino per le parole lusinghiere che hai detto sul mio conto, ma che io so di non meritare. Ma in sintesi, diciamo all'osso, il 68 e gli anni intorno adesso sono stati caratterizzati da una entusiastica partecipazione delle persone, all'inizio dei giovani, ma poi di lavoratori, di intellettuali, milioni e milioni nel mondo. Direi che la importanza maggiore del 68 è che c'è stato. Cosa voglio dire? Nel senso che da allora l'umanità sa che cambiare il mondo è possibile. Questa è la lezione fondamentale del 68. E l'umanità lo sa non per averlo letto sui libri, ma perché una vasta parte di essa ha costruito quel cambiamento. Quindi lo sa per diretta esperienza. Che cambiare il mondo è possibile. Dopodiché uso una metafora. Il 68, i primi anni 70 sono stati, diciamo, gli scontri
sulle vette, cioè ad altissimo livello. E dopodiché, con il terrorismo, con i governi di centrodestra, con l'inizio del prevalere del capitalismo finanziario e così via, siamo scesi sugli altipiani. Le lotte vanno ancora avanti, si rivendicano, si costruiscono diritti, ma già si sta scendendo. Negli anni Ottanta, gli anni dello yuppismo reganiano, no? I più anziani che ci ascoltano sanno di cosa si è trattato, no? O in Italia di Craxi, la Milano da bere e così via. Ecco, si è, come dire, la controriforma, la restaurazione è dilagata in pianura, diciamo, e fino ai tempi nostri. E per cui oggi siamo in presenza di una prevalenza della delega e quindi della rassegnazione, della passività, per cui vi è stato in questi anni un forte arretramento di natura culturale, ma anche politica, e ahimè anche sociale, nel senso che l'aumento della povertà, ad esempio, purtroppo in questo momento incentivata addirittura dal virus, eccetera, e quindi siamo allo stato attuale. Ecco, però non bisogna rassegnarsi e perdere la speranza. Perché dico questo? Perché la storia ci insegna che a volte essa è in grado di attuare delle svolte improvvise. Lo stesso 68 non l'aveva previsto nessuno. E quindi, come dire, avanti con circospezione, con cautela, ma anche con coraggio, perché nulla viene dal cielo. E solo le lotte riescono a costruire, come abbiamo visto in questi decenni, diritti, una nuova gerarchia di diritti e dei doveri, e quindi la possibilità di poter camminare da donne e uomini con la schiena diritta. Bene, io non posso, diciamo, non fare riferimento a quelli che poi stiamo vedendo, alla tua produzione letteraria, uso questo termine a ragion veduta, perché tu racconti questa tua lunga avventura, questa tua meravigliosa avventura, e la racconti però, diciamo, nel fine della prepotenza, con un po' più, diciamo, di carica, diciamo, impegno politico e sociale, ma nel libro che, diciamo, che mi ha toccato di più, Lettera a mio figlio, sul 68, il racconto del 68 raccontando mio figlio, tu racconti quegli anni senza necessariamente entrare però diciamo, nel dettaglio politico. Lo racconti attraverso il racconto di storie umane, attraverso il rapporto con le persone che tu hai incontrato durante, diciamo, il tuo tragitto. Ricordo soltanto, diciamo, in quel libro, quella bellissima storia del viaggio in treno con la ragazza che ti chiedeva, diciamo, quasi, diciamo, guardando di come, diciamo, il maestro di altri tempi, di chiedere quale speranza abbiamo. Ecco, da quei libri c'è tutta una storia. Ed è una storia che però, e qua ti pongo la seconda domanda, perché quei giovani sono cresciuti diverse generazioni di giovani, dal 68 fino ad oggi, e anche il tuo impegno, pur essendo, diciamo, alla base già impostato, però si è intensificato nel campo della vera rivoluzione culturale, che è quella dell'ambientalismo. Adesso io ti chiedo come una provocazione, ma poi voglio capire, insomma, adesso la tua opinione sull'attuale momento politico.
Cioè, sei un capitalista per antonomasia, come Bill Gates, e si impegna e da solo, non uno Stato, ma una sola persona, e si impegna per produrre vaccini da dare nei paesi poveri, per produrre una nuova tecnologia che sia basata sulle relazioni umane, e si impegna facendo questo non secondo una logica di profitto, queste sono parole sue, ma secondo una logica di umanesimo. Che sì, possiamo dire che il capitalismo ha cambiato volto, cioè che la sinistra non ha più bisogno di esistere, perché il capitalismo ha abbracciato i valori, diciamo, che erano un tempo valori della sinistra, e li sta facendo diventare anche, diciamo, forma di governo, perché oggi si parla di economia sostenibile, di nuove fonti energetiche, e se ne parla sia in termini di salvaguardia del clima, ma se ne parla anche e soprattutto in termini di investimenti economici. Tu vedi questa trasformazione del capitalismo rispetto, diciamo, agli anni in cui tu facevi le tue battaglie? Pino, purtroppo una rondine non fa primavera, come dice il detto popolare. Quindi Bill Gates, come dire, è un capitalista sui generis, anomalo. Da questo punto di vista apprezzabile per l'impegno suo che tu hai ricordato, per l'ambiente, per il terzo mondo e così via. Ma in realtà mi riferisco a un mio altro libro, no, che tu avrai compulsato, dal titolo Coscienza globale. Io li mostro come il capitalismo non solo non è tramontato, ma si è, come dire, evoluto, tra virgolette, in capitalismo finanziario globale, quindi ancora più aggressivo. E siccome chi ci ascolta non deve fidarsi delle mie parole, cito un dato di Fonte ONU. Delle migliaia di miliardi di dollari, euro, eccetera, che nell'arco di 24 ore, per via telematica, quindi in tempo reale, vengono movimentati ogni ora, ogni minuto, ben il 95%, occhio alle cifre, ben il 95% è finalizzato alla speculazione, vale a dire a creare denaro con altro denaro, attraverso i giochi di borsa e vari meccanismi. E solo il 5%, incredibile, solo il 5% di queste migliaia di miliardi che ogni giorno girano viene impiegato per l'acquisto di beni reali, quindi derrate alimentari, che ne so, petrolio, medicine, macchine. 95% per la speculazione, 5% per cercare di soddisfare i bisogni dell'umanità. Follia, follia pura. E questo meccanismo che cosa ha determinato? Ha determinato ad esempio i mutamenti climatici, cioè uno sfruttamento iperintensivo della natura, sempre in base alla ricerca spasmodica del profitto, per cui ormai abbiamo un inquinamento atmosferico da anidride carbonica che ha superato le 400 parti per milione, dicono gli scienziati, che era ritenuta la soglia cosiddetta simbolo da non dover superare. Siamo andati a 410 addirittura, e quindi adesso siamo addirittura a 417. Allora, dei mutamenti climatici si parlicchia ogni tanto, per dire siamo un po' preoccupati, ma in realtà non si sta facendo nulla di concreto. Perché per risolvere in radice i mutamenti climatici dovremmo mutare il nostro modo di produrre, di consumare e di vivere, cioè fare in sostanza una rivoluzione nel nostro modo di essere, una rivoluzione positiva. Ecco, questo per dire che cosa? Per dire che oggi o noi ci preoccupiamo
di un nuovo rapporto persona-umanità-ambiente, oppure i rischi crescono. Prendiamo l'esempio attualissimo del Covid-19, il coronavirus. Noi, andando avanti a cementificare in modo selvaggio, a distruggere le foreste, a partire dall'Amazzonia, per esempio, stiamo riducendo sempre di più lo spazio di vita degli animali e stiamo in qualche modo dimezzando le distanze tra noi e gli animali. Ed è da qui che nasce il virus con la sua capacità aggressiva di trasformazione. La tragedia qual è? Che se si va avanti di questo passo, potremo anche con i vaccini, con tutte le attenzioni, i sacrifici che stiamo facendo, sconfiggere il coronavirus, ma nessuno può escludere che dopo ne verrà un altro o addirittura degli altri. Ecco perché oggi è necessario che media come il vostro in questo momento diano spazio a queste questioni, perché esse sono di vitale importanza. E l'uomo di oggi, da una propaganda fallace, insipiente, è portato a non porre attenzione a questi temi. Ma l'attenzione a questi temi è invece decisiva. Ecco perché è fondamentale il fatto che ne parliamo, il fatto che i giovani, sull'esempio della ragazzina svedese, Greta, si sono mobilitati a milioni e continuano a farlo per porre fine e riparo ai mutamenti climatici, ed è questa una battaglia strategica che ci coinvolge assolutamente tutti e in ogni parte del mondo. Certo, però mi consentirai, io non ho la tua produzione letteraria, né, mi sono occupato, tra l'altro abbiamo avuto anche una esperienza comune, siamo stati tutti e due presidenti del Corecom, tu dell'Abruzzo, io della Calabria. No, dell'Umbria. Dell'Umbria, scusami. E io mi occupo quindi di comunicazione e non di altro, cerco di fare l'osservatore, e come osservatore io ricordo due cose. Ricordo che, per esempio, prima dell'invasione dell'Iraq ci fu una grande mobilitazione a livello mondiale contro la guerra, milioni di persone scese in piazza per protestare contro la guerra, e la guerra si è fatta. E dopo quella guerra sono state fatte tante altre guerre, e lo stravolgimento anche politico a livello internazionale, stati che hanno cambiato forme di governo, mi riferisco ad esempio all'Unione Sovietica che è diventata la Repubblica di Russia, no? E io ho letto il mio ultimo saggio intitolato Potere governare con la paura, ci ho messo anche le questioni climatiche ovviamente, ma ti chiedo, ma che esistono adesso nel mondo, al di là dell'impegno che ognuno di noi è portato e chiamato a mettere in campo, esistono dei sistemi politici alternativi al capitalismo speculativo e finanziario, perché le guerre vengono fatte dal capitalismo, il capitalismo introita denaro che con quel denaro tiene sottoposti i popoli attraverso la fame, attraverso il terrorismo, attraverso la paura, attraverso l'occupazione anche anche violenta, senza alcun pudore, voglio dire, no? Cioè, le guerre una volta bisognava giustificare, adesso basta che non si facciano vedere in televisione i morti, si fanno lo stesso,
e non hai nessun modo per fermarle. E noi abbiamo subito negli ultimi anni forti ondate migratorie, ma nessuno ha mai visto i campi, diciamo, le miniere del Congo oppure i campi del Sud Sahara, i campi di sfruttamento del Sud Sahara. Tutto questo, mentre per esempio la Cina comprava interi territori del Sud Sahara dove si produceva il grano, no? E noi abbiamo, diciamo, sperato in quella che fu chiamata la primavera araba, la rivoluzione dei gelsomini, sapendo però che quella rivoluzione nasce dal fatto che la Cina raccoglie il grano dai paesi del Sud Sahara e il prezzo del grano in Tunisia, per esempio, nell'arco di pochi mesi schizza con un aumento del 300%, portando alla fame la gente che poi scende in piazza per protestare. E questo capitalismo come lo fermi? Con quali valori? Perché oltre all'impegno e alle lotte possono esserci, diciamo, soltanto degli slogan. Allora, Pino, io la vedo così. Le tue domande sono profonde e intriganti, diciamo. Allora andiamo per ordine in sintesi. La guerra. È Papa Francesco che ha avuto il coraggio di dire le cose come stanno. Ci ha detto, siamo in presenza della, cito testualmente, della terza guerra mondiale a pezzi. Ed è vero, basta guardare la situazione, no? La tragedia della Libia, della Siria, del Kurdistan, il Congo, l'America Latina, il sud-est asiatico e così via. Allora tu dici, ma il capitalismo può in qualche modo vedere un'alternativa a se stesso? Ecco, quando si pone questa domanda, di solito ci si scervella come se l'alternativa dovessimo tirarla giù dal cielo con una carrucola e fosse una cosa complicatissima e terribile. E in realtà già c'è e opera nel mondo. Mi riferisco alle produzioni e ai commerci che sembrano una stupidaggine, ma ormai sono l'unico settore crescente in pratica dell'economia mondiale. Bene, qual è il criterio? Allora, il capitalismo si basa sul profitto. L'economia eco-solidale si basa sull'onesto guadagno. La differenza tra i due, diciamo, termini di riferimento è abissale. La produzione eco-solidale riconosce l'equo compenso a tutti i protagonisti della filiera. Proponiamo chi produce il caffè, no? Il produttore, il trasformatore, il trasportatore, fino alla fine il barista che ti offre e ti dà la tazzina di caffè. E nessuno in questa catena subisce sfruttamento. Allora, la questione fondamentale non è l'alternativa al capitalismo che, ripeto, già c'è, ma la questione è eminentemente politica. Lasciare la vecchia via per la nuova. È questo che, come dire, ci è difficoltoso a farsi. Ma questo dipende da noi. La stessa fine della guerra dipende da noi. La guerra può e deve diventare un tabù. Un tabù significa un qualcosa che non solo non si fa, ma che nemmeno si pensa e che anzi il pensarlo crei in noi disgusto, crei in noi rifiuto. Ora l'umanità, nel corso del suo lento procedere, ha fatto significative conquiste, no? Ad esempio abbiamo reso tabù il cannibalismo, e sembra una stupidaggine, ma è molto importante. Abbiamo reso tabù l'incesto, un'altra cosa importante, no? Ora, perché non immaginiamo di poter rendere tabù la guerra?
faccio un altro ragionamento. Guardiamo l'organizzazione attuale delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, no? C'è le cinque potenze, guarda caso tutte nucleari, che come noto sono Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Inghilterra. Bene, tutti e cinque sono i più grandi esportatori di armi nel mondo e quindi sono quelli che vendono gli strumenti per la guerra. È pensabile che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che fa questo possa attivarsi in una politica di pace e di mantenimento della pace? Anche qui dobbiamo pensare a una struttura di organizzazione del mondo che sia realmente più democratica e non basata sul diritto di veto. No? Tutti sanno come funziona il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Se c'è una decisione da prendere che non va bene ai cinque o anche a uno solo dei cinque, praticamente la decisione viene bloccata dal veto e quindi non c'è nessuna operatività. Il mondo non può andare avanti evidentemente in queste condizioni. Allora, quello che anche nei miei libri, che ho avuto la bontà di ricordare, io cerco di mettere a fuoco, sono le enormi possibilità di evoluzione umana che noi possiamo ricercare dentro di noi. Dentro di noi intendo come singole persone, ma anche come popoli, quindi come comunità collettive, diciamo, dei popoli e delle etnie. Ora, io credo che è su queste grandi questioni che dobbiamo volgere l'attenzione. Perché, vedete, il virus ci dice una cosa molto semplice, no? Voi, esseri umani, vi credevate onnipotenti, con la forza della vostra tecnica, dei vostri computer, dei vostri telefonini, delle vostre fabbriche, eccetera. Basto io, che sono un essere infinitesimale, poco più di niente, a mandarvi in tilt, a, come dire, ucciderne migliaia, decine, centinaia di migliaia del mondo. E allora questo che cosa ci deve insegnare? Ci deve insegnare maggiore prudenza e intelligenza, prevedere i pericoli e soprattutto tagliare loro l'erba sotto i piedi. Rendere tabù la guerra significa questo. Mettere l'onesto guadagno al di sopra del profitto significa utilizzare la natura, non sfruttarla. In una parola significa convivere tra le persone, tra i popoli e tra gli esseri umani e la natura. E questo è infinitamente più bello che produrre montagne di cadaveri, come stiamo facendo appunto con le guerre, con la povertà, con la denutrizione, con la rapina di materie prime, ad esempio appunto nel Congo, nel cuore dell'Africa e altrove. Ora, tutto questo, dici, ma sì, figurati, cosa bella, ma è utopia. Ma che discorsi sono? Perché utopia? La vera utopia, nel senso di irrealizzabile cosa, è quella di andare avanti come stiamo facendo. Perché questo significa minare alla radice le basi della sopravvivenza umana. Quando dico mutamenti climatici, l'accennavamo prima, noi non possiamo dimenticare ciò che ci hanno detto nel 2007 i 2500 scienziati che per conto dell'ONU redassero il primo rapporto sui mutamenti climatici. Essi dicevano in sintesi, primo, i mutamenti climatici per circa il 90% sono prodotti dall'attività umana. Secondo, stiamo superando le soglie dell'irreversibile, parole pesanti, significa che ancora un passo in avanti in questa direzione e non potremo più tornare indietro, ci stiamo quasi arrivando. E infine ci lasciavano un monito, come dire, molto impegnativo e dicevano occorrono tre rivoluzioni. Vedi Pino, a noi del 68 ce ne bastava uno e questi dicono no, uno non basta più, ce ne vogliono tre. La rivoluzione della coscienza, la rivoluzione della politica, la rivoluzione dell'economia. E non a caso per prima indicano la rivoluzione delle coscienze, poi del nostro stare insieme, quindi della politica, e terza, ultima ma decisiva, la rivoluzione della politica. Ecco, a volte ho la sensazione che parlare di queste cose siamo rimasti in due o poco più. Il Papa e io, ovviamente una battuta che vi prego di prendere con beneficio di inventario, no? E tuttavia io vedo che tanti giovani
non è vero che sono tutti abudici, passivi, rincretiniti dal consumismo e così via. Nel nostro paese c'è un meraviglioso esercito di 8 milioni di persone che compongono il volontariato. E chi sono questi? Sono i giovani di oggi e i giovani di ieri, Pino, della mia, ma posso anche dire anche della tua generazione. Il 68 è lì, è Gino Strada, tanto per dire un nome che tutti quanti conoscono, no? E io non potrò mai dimenticare, esatto, e lo ricordo con orgoglio, che Gino Strada era stato uno dei miei migliori compagni di lotta allora, era del movimento studentesco di medicina a Milano. Ecco, quindi vedete cosa di buono ha prodotto il 68 al di là di tutti coloro che cercano di screditarlo. Quindi, ecco, la mia è una cauta ma razionale fiducia nel fatto che se ci mettiamo di mezzo buono e approfondiamo questi ragionamenti, possiamo insieme venirne fuori. Bene, io, diciamo, intanto per avviarci alla conclusione, anticipo i ringraziamenti e i saluti a te, sperando, diciamo, di avere qualche altra occasione per approfondire questi argomenti. Volentieri. E poi do la parola adesso alla regia e al conduttore per farti, diciamo, non soltanto i saluti, ma anche, diciamo, qualche domanda finale sui tuoi libri e sulla tua attività. Grazie di nuovo, Mario. Grazie a voi e grazie a te, Pino. Beh, io ringrazio ovviamente Pino Rotta, ma Mario Capanna sicuramente, anche perché anch'io ho letto i suoi libri e per me sono sicuramente di ispirazione, ma sono di ispirazione anche, penso, per le generazioni attuali. Lo dicevamo anche poco fa, la questione dell'ambientalismo mi tocca personalmente, ma perché abito in campagna per scelta, amo la natura e mi piace andare a camminare per scelta. Fortunatamente non sono solo in questa missione, mettiamola così. E una cosa che mi ha colpito, sembrerà strano, io la prenderei come metafora, è quella di aver letto che Mario Capanna è apicoltore. Si diceva, lo diceva Albert Einstein, ma lo dicevano anche altri, che alla scomparsa delle api sarebbe finito il mondo. E secondo me questa metafora è una metafora che può, diciamo, essere portata sul territorio. Il fatto che comunque i cambiamenti climatici cambiano gli stili di vita, ma cambiano soprattutto nel fatto dell'estinzione di alcuni esseri viventi che sono essenziali anche alla produzione. Pensiamo all'impollinazione stessa dei fiori piuttosto che dei frutti. Quindi l'essere un apicoltore, io chiederei e anche coltivatore diretto, anch'io sono ho un orto, quindi è bello vedere crescere una pianta. Bravissimo. Accudirla, io produco anche il vino. Tutto bene. Amo la natura, la rispetto e chiedo rispetto agli altri, perché comunque viviamo in un mondo, e probabilmente la cosa che manca è la consapevolezza di essere di passaggio e di essere ospiti di questa terra e cercare di capire che nulla ci è dovuto, ma dobbiamo solo ringraziare di essere capitati nella parte anche migliore del mondo, perché siamo fortunati dove non c'è guerra e ci sono posti dove c'è la guerra. Quindi probabilmente la metafora delle api, questo dico io, la metafora della scomparsa di un elemento fondamentale della natura, può dare la consapevolezza al genere umano, ma anche ai giovani, di quanto sia importante il rispetto del piccolo centimetro vicino a noi, quindi dell'ambiente, del riciclare, del cercare di non sprecare, anche del riutilizzo. Il Covid ci ha insegnato, secondo me, anche il lato negativo e positivo dell'essere in casa, quindi non so, imparare a fare il pane piuttosto che tornare ai, non voglio dire adesso ai valori di una volta, però tornare a farci bastare quel troppo che ci hanno voluto vendere, perché ci hanno voluto vendere in maniera commerciale di tutto e di più, quando in realtà ci basterebbe veramente poco, ci sarebbe, penso, cibo per tutti in questo mondo, e anche terra e anche case
Io questo chiedo a Mario Capanna, una consapevolezza, cioè dobbiamo acquisire maggiore consapevolezza. Assolutamente sì, perché questo è fondamentale. L'esempio delle api che hai fatto, direttore, è calzantissimo. E basti considerare, ad esempio, che un terzo circa della produzione agricola e di frutta è dovuto al lavoro dell'impollinazione delle api. Le api principalmente e affini, no? Calabroni e d'altro. Basterebbe questo per dire la importanza di questo minuscolo intelligentissimo animaletto. Io quando accudisco un alveare mi commuovo pensando alla simmetria, alla capacità di cooperazione, alla intelligenza di mutuo sostegno delle api. Il rapporto regina api, fuchi e femmine, api operaie, le api esploratrici, le api bottinatrici, è una cosa meravigliosa. A riprova di che cosa? Che se non siamo stupidi, la natura ci fornisce ogni momento degli esempi straordinari di cooperazione e di convivenza. Guardiamo un bosco, come gli alberi si aiutano a vicenda, proteggendosi dal vento, andando insieme in alto per trovare la luce, i raggi del sole. E come diceva una volta il grandissimo filosofo che è Kant, gli alberi isolati crescono storti. Gli alberi insieme, appunto, di un bosco tendono ad andare su belli dritti. Beh, se noi concepiamo l'umanità come un bosco, ecco, cerchiamo di aiutarci a vicenda per crescere belli dritti, non storti, con la guerra, con le sopraffazioni, le prepotenze, gli sfruttamenti. Ma guardate che queste cose i bambini, nella loro innocenza, le intuiscono immediatamente. Poi li roviniamo noi adulti quando cominciano ad avere l'uso di ragione, no? E li rovina la televisione, li rovinano i media, i social. Ma in realtà, nel profondo della coscienza umana, queste idee ci sono. Noi dobbiamo alimentarle. Utilizzarle, farle prosperare. Per cui non siete voi che dovete ringraziare me, ma sono io che devo ringraziare te, direttore Pino, e la vostra bella emittente, perché dare spazio a questi ragionamenti, secondo me, è davvero di grandissima utilità e costruttività. Grazie, Bene. no, io dico grazie perché davvero è lo scambio, è la costruzione dell'alveare che Esatto. stiamo facendo. Bravissimo. Grazie davvero, grazie davvero. Grazie tante a voi. Bene, Libere TV, diciamo, ci ha ospitato ancora una volta, la settimana scorsa abbiamo fatto un interessante webinar contro la violenza di genere e ne faremo un altro, diciamo, di livello di portata più internazionale, facendo parlare le donne del Nord Africa, del mondo arabo e delle immigrate europee. Però la grande lezione che faremo stasera è che l'impegno di pochi, se fatto diventare veramente consapevolezza collettiva, può cambiare anche la politica dei governi. Grazie a Mario Capanna e grazie a Libere TV Grazie a voi. e a presto. Arrivederci. Comunque volevo dire a Mario Capanna che io produco l'idromele. Bravissimo. Produco il sapone con il miele Grandioso. e c'ho anche una buona grappa al miele fatta da me, aromatizzata alla cannella e chili di garofano. Beh, mi inchino a tanta sapienza, Ah, davvero. assolutamente, assolutamente. No, No, perché ho un amico che ha le arnie e di conseguenza io. ma queste sono le cose più belle del mondo. Sì, No? sì, sì. Fare queste prelibatezze con le proprie mani è una cosa meravigliosa. Complimenti, direttore. No, ma io quando ho letto apicoltore mi sono illuminato. Ci Così.
Siete molto simpatici, grazie davvero di tutto. Oh, grazie a voi della testimonianza, è veramente bellissimo, da sposare in pieno, da sposare in pieno. Grazie, sono molto contento allora della vostra contentezza. A risentirci, dai, avremo altre occasioni, no? Sicuramente, sicuramente.